Va bene, allora vediamo. Bella lì. Ok. Questo qui è il video dei 100 iscritti e lui è la guest star. No, vabbè, lui è il 100° iscritto e sarà lui oggi a riprendere il giro e a parlare. Quindi manda, dai, partiamo, cazzo. Rifai un passaggio così. San Moritz, figa. Ok, mi sono dimenticato di dire una cosa. In questo video, come nei prossimi, questa qui è la cartina dei passi che faremo e nel link in descrizione ci sarà proprio tutto il percorso su Google Maps. Beh, allora, per salire abbiamo fatto il lungo lago diretto, tranquillo. C'è un po' di nuvolo. Speriamo che si apra un po'. Cagnolopoli! Oggi ho montato un po' di telecamere, ma lemma, chiamatelo come cazzo vi pare. Mi ha piazzato 2 kg di casco sulla testa, vado in giro come la macchina di Google Maps. La prossima volta ti dico di abbassare il volume prima. Sorry, passo Spluga. Si parte! Seguiamo questo scavezzacollo. Sto pazzo scatenato! Bella scarburata già adesso, vaffanculla. Bella grassa. Lunghina, lunghina, diciamo lunghina. Gelate improvviste. Uscita autocazzi. Oddio. Il pancino, sono pancino. Nagel, figa. Cosa facciamo? Vai tu? Vado io? Dovrò andare io, cazzo. Ho visto che non c'è niente! Mamma ha raccontato un po' di quello che vuole fare sul suo canale. Ha intenzione di rendere molto più interattivo il canale. Che però, cioè, c'è un po' le due facce della medaglia. Infatti a parte che non saprei neanche se sia il caso di raccontarlo perché sarebbe diverso, però aveva comunque detto che sostanzialmente in tutti i prossimi video che metterà darà sostanzialmente degli indizi che permetteranno poi di ricostruire un po' la mappa del tesoro e trovare un easter egg che non so se sia un vero e proprio uovo di Pasqua, se sia un video, un regalo per qualcuno. Però è interessante, cazzo. Ce l'hai il video, mandalo, figa, no? Che cazzo. Questi video li troverete in tutti i video che ha fatto quest'estate. Ma che usciranno. Usciranno, cazzo, se usciranno. E sono dei bei video, devo dire. Cioè, dei bei posti, figa. E la Peppa, se si sale, figa, una scalinata. Cazzo. Gas in mano, bene. Macchinone. E via dentro. Oh, io però. Andiamo un po' più piano, va. Beh, strettina, devo dire, bellissimo il paesaggio, bellissimo lo strapiombo, però cazzo, non è proprio la strada da fare godendosela al massimo. Che bello. Questa è una cazzo di diga gigante. Ma cazzo, vedi, quando non ti informi per un cazzo su dove andrai, la vita è piena di sorprese. L'importante è prenderla nel modo giusto. Arrivati! Stop. Andiamo? Porca puttana, io sono già su Iscom, porca troia!
mi fanno far la ghiaia strada bianca, io li odio, cazzo, che bastardi, canali, ma no, da mal che palla. Ora, ma no, no. È proprio il punto più sbagliato, mi sono messo, poi andiamo un po' con un po' di coppia, va, se no qua. Figa, che manto stradale, bello lui, tac. Vitamino, cocchioni, ma che belle, ma sono tutte bellissime. Ah, siamo arrivati in Svizzera, impianto di risalita svizzero. Poteva rimanere offeso. Vabbè, ma che belle strade ci stanno a Svizzera. Cioè, questa è l'alternativa per l'autostrada, poi. Porca puttana. Belle pennelline. Ema vuole che guardiate. Bello, minchia, bello. Wow! Puttana la madre di tuo figlio. Figa, ma ho fatto una slittata su quel sabbione il posteriore, ma da paura, chi cazzo se l'aspettava? Sti posti. Mamma mia. Germania o in Italia? C'è passone! Giulia Pass! Let's go back to Italia, my friends! Brutte ste curve, eh? Mamma mia, che schifo! Aspettate che la piego un po' di più. No, non ce la faccio. Disgustoso proprio. Ma poi questo asfalto è così liscio. Che passettino, cazzo, molto bello. Che rispetto a Spluga mi sa che questo gli dà un paio di basi, eh. Mamma mia, che spettacolo di paesaggio poi, cioè. Già mi scivola la pedana un botto, porca troia, speriamo non sia olio. Ma c'è poco da ridere invece. Scito, quello è un bello sfatto. Scemo, sei uno scemo, anche scemo. Sei un po' scemo, troppo scemo. Ma che pelo abbiamo fatto quel furgone che arrivava un po' troppo veloce. Mo stile stelviettino, cazzo, che figo, che figo. Bello, vedi, questi sono i tornanti giusti per imparare ad andare. E fa un freddo cane. Però bello, cazzo. Bello, bellissimo, anzi, ne vale la pena, ne vale davvero la pena. Piove, cazzo, piove, piove, cazzo, 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 piove. Fermiamo qua. Non mi sento le dita delle mani. Ci sta. Figa, siamo in giro da due ore. Pulito, pulito. Ok, abbiamo fatto il cambio casco, quindi ora ritorno io. Spero che Jack sia stato un buon intrattenitore. E ora tocca un po' a me. Le mucche! E tra poco siamo di nuovo in Italia. Un vitellino, cocorino! Questo qui era il passo Giulia. Lo Junior Pass! Ma che bella curva! Minchia! Fatta da Dio! Complimenti, ma che bello! Che figata non è? Cioè,
Aspettate, e là c'è windsurf? Sì. Figa se se la viaggiano. Carina sta sequenza di curve. No, ti prego, che palle. Grazie. 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 Ah! Bellissimo! Per fortuna non c'era nessuno qua. Cioè, non c'era la polizia qua. Perché se no mi facevo un culo tanto. Ah, ma che bello! Come si pennellano! È finito anche il maloio, che palle! Che palle! Siamo in dogana, vediamo se ci fermano con 18 GoPro addosso. Aspettiamo Jack. Facendo così attiro un botto l'attenzione su di me. Cosa bisogna fare? Cos'è che voleva? Cos'è che ha fatto così? Che cazzo? E ora si torna a casa! Da, da. Cosa devi dire? Non lo so, bisogna chiudere il video. Abbiamo finito il giro, è andata discretamente bene. Poteva andare peggio, poteva andare meglio. E nulla, ci si vede al prossimo video. Sarà quello delle vacanze, probabilmente. E bella, bella.